Ieri sono stato al Derby d'Italia, che poi, oltre ad essere Inter-Juventus, ieri era anche la festa del papà, come testimoniato dalle sciarpe. A poco più di 2 ore dal fischio d'inizio sono arrivati allo stadio i gruppi organizzati della Curva Nord, mentre i tifosi bianconeri sono entrati a San Siro scortati dalle forze dell'ordine. Ad 1 ora e mezza dal fischio d'inizio sono arrivati i pullman delle due squadre, accolti da un fiume di tifosi in due modi decisamente diversi. Ormai manca un'ora al match, sono arrivate anche le formazioni ufficiali ed è il momento di prendere posto in tribuna stampa. Salgo le tante scale che mi separano dalla tribuna e mi siedo al mio posto. È arrivato il momento di dare un ultimo sguardo alle formazioni ufficiali, quando all'improvviso San Siro regala un gioco di luci da togliere il fiato. Subito dopo la Curva Nord svela la sua coreografia per celebrare quello che è stato il compleanno dell'Inter, il 9 marzo. San Siro è ovviamente caldissimo, ci sono 75.224 spettatori, ovviamente tutto è esaurito. La partita finisce 0-1, decisa dal gol di Kostić, e i calciatori dell'Inter sono ovviamente giù di morale, nonostante la Curva Nord non abbia mai smesso di far sentire il proprio calore. Nel frattempo, invece, la Juventus, dopo la vittoria, va a prendersi il saluto del proprio pubblico venuto in trasferta. La serata sta finendo e, dopo aver ascoltato le conferenze dei due allenatori, resto incantato dalla magnificenza di San Siro. È arrivato il momento di andar via. Mi giro un'ultima volta verso San Siro. Il derby d'Italia è finito. I'm gonna butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.